In questo numero, vaccinazioni in gravidanza. Italia fanalino di coda tra i paesi sviluppati. A Napoli la due giorni GSK sui vaccini. Italia leader per la produzione farmaceutica, un manifesto. E ancora, influenza, isolato a Parma il primo virus della stagione. Cancro, 2000 nuovi casi in meno in un anno e 1 milione di italiani guariti. E a seguire le news scelte per voi dalla redazione. Vaccinazioni in gravidanza al palo in Italia. Il nostro paese, infatti, in questo settore, fanalino di coda tra i 30 paesi più sviluppati del pianeta. Contro la pertosse si vaccina soltanto l'1,4% delle donne incinte, mentre negli Stati Uniti si arriva al 60% e la media europea è del 35%, mentre non si arriva al 5% con forti differenze regionali per l'immunizzazione contro l'influenza, per la quale le future mamme hanno un rischio accresciuto di complicazioni anche gravi. Anche a noi medici capita quello che capita a tutti nella vita, cioè un episodio cambia il modo di guardare le cose. L'episodio che mi ha fatto cambiare il modo di guardare i vaccini in gravidanza è una signora ricoverata in rianimazione per alcuni giorni perché ha preso l'influenza H1N1 e non si era fatta vaccinare. E vedere una donna in gravidanza con il suo bambino in quelle condizioni fa sì che quello che altrimenti è solo cultura, ricerca, scienza diventa carne, ossa vere di persone, e quindi abbiamo incominciato anche con episodi di questo genere a capire che il nostro paese, nonostante su questo abbia dal 2017 delle buone leggi, è molto arretrato nel costruire veramente un percorso dentro la gravidanza che faccia capire alle donne in gravidanza il valore delle vaccinazioni. La vaccinazione in gravidanza per la pertosse è molto importante e il ruolo del pediatra credo che sia di grandissimo sostegno e aiuto. Un momento fondamentale è rappresentato dai corsi di preparazione al parto. In quelle occasioni anche le mamme che stanno per avere per la prima volta un figlio, oltre a essere informate su quello che deve essere l'accudimento del neonato appena nato o dei primissimi giorni di vita, possono avere tutte le informazioni, quindi anche questa. Un evento così che mette tante persone a confronto è sempre un'origine di tante informazioni nuove, tanti miglioramenti, perché tanto quando paragoniamo i pareri di persone diverse può venire solo un miglioramento. Un miglioramento. Un'opportunità costruttiva fondata su pareri e confronti tra esperti che riguardi tematiche come l'importanza della protezione individuale, l'impatto della vaccinazione contro il meningococco B sulla salute pubblica e un'analisi accurata delle strategie vaccinali presenti sul territorio. Tutti obiettivi centrati all'evento Rising organizzato a Napoli dalla multinazionale farmaceutica GSK GlaxoSmithKline. Da quando nel 2017 la vaccinazione contro il meningococco B è stata inserita nel piano nazionale prevenzione vaccini, i risultati sono stati più che soddisfacenti. La regione Toscana e anche altre regioni hanno introdotto la vaccinazione per il meningococco e devo dire che i risultati sono molto soddisfacenti. Abbiamo visto quasi azzerare il numero dei casi nei soggetti vaccinati e, considerando che patologia grave è l'infezione meningococcica, la meningite e la sepsi, vedere azzerare i casi è un risultato veramente desiderabile. Diciamo l'efficacia è più di 90%, vuol dire che la probabilità che uno sia protetto da questo vaccino è estremamente alta, più del 90%. Nel corso del 2017 tutte le regioni italiane hanno recepito quanto indicato nel piano nazionale prevenzione vaccini, ma, dato da segnalare, la copertura vaccinale dei nuovi nati non ha raggiunto la soglia minima stabilita. I successi del vaccino e della medicina in generale sono però sicuramente dovuti al progresso tecnologico, come spiega Rino Rappuoli. Le nuove tecnologie oggi permettono di fare cose che 5 anni fa non riuscivamo neppure a pensare, come stiamo lavorando a un vaccino per il virus respiratorio sincitiale tramite tecnologie nuove che solo 5 anni fa non erano possibili. Ma il vaccino è consigliato anche per i pazienti definiti a rischio? È sicuramente consigliata, noi abbiamo un'esperienza ormai di 2 anni, soprattutto nei pazienti definiti a rischio, sono i pazienti HIV positivi che presso la nostra struttura vengono costantemente vaccinati sia per il meningococco B sia per gli altri tipi di meningococco.
In Italia possiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto e di essere stati presi ad esempio dalla Francia, ha detto Luisa Rosamena, presidente GSK, nel suo intervento, ma questo è il risultato di cospicui investimenti, soprattutto sul controllo qualità dei prodotti offerti. Abbiamo appena aperto un nuovo edificio dedicato al controllo della qualità. Era un investimento molto importante per Rosia, di più di 40 milioni di euro, dove si farà tutti i test e le analisi per controllare la qualità dei nostri vaccini e per rilasciare le lotti. Per quanto riguarda la meningite e le malattie invasive del meningococco, dovute al meningococco, noi abbiamo proposto un ulteriore allargamento delle fasce di popolazione a cui questa vaccinazione dovrebbe essere offerta. Abbiamo già in tutta Italia un'offerta della vaccinazione contro il meningococco B tra il primo e il secondo anno di vita. Quello che abbiamo proposto è una possibilità di offrire in copagamento il vaccino anche all'età dell'inizio della scuola elementare, quindi intorno ai 5-6 anni, e poi prevediamo che possa essere interessante estendere la vaccinazione anche all'età adolescenziale. L'Italia è oggi leader in Europa nell'industria farmaceutica, con una produzione pari a 32,2 miliardi di euro e una crescita dell'export costante, che la pone nella top 10 degli esportatori a livello globale. Una posizione che però non è semplice da mantenere in un contesto che muta e con una concorrenza sempre più aggressiva da tenere a bada. Uno studio che analizza lo scenario al 2030, presentato a Roma da The European House Ambrosetti in collaborazione con le aziende Sanofi, Dompé e Altran, ha indicato in un manifesto le priorità proprio per consentire all'industria farmaceutica in Italia di mantenere la propria posizione nel medio-lungo periodo. Dobbiamo essere molto fieri con questa leadership, ma allo stesso tempo c'è un rischio nel futuro e quindi dobbiamo lavorare insieme con una partnership pubblica-privata per assicurare la sostenibilità del nostro settore in termini di affari industriali. Tra le principali indicazioni del manifesto per il nostro paese, diventare un centro di ricerca e sviluppo d'eccellenza per le biotecnologie e le terapie avanzate, strutturare un hub industriale rifocalizzato su convergenza fra life science e digitale e sviluppare un sistema in grado di fornire servizi farmaceutici e sanitari integrati e personalizzati. L'industria farmaceutica italiana ci ha messo 25 anni per recuperare il gap competitivo che aveva verso il resto dell'Europa. Oggi insieme ai tedeschi siamo in una posizione di privilegio, è una posizione che va mantenuta, difesa, sviluppata. Non ci possiamo sedere sugli allori, la velocità del mondo è notevolissima, noi dobbiamo investire di più. In impianti, dobbiamo investire in tecnologie, dobbiamo investire in digitalizzazione, dobbiamo avere tutto un ambiente intorno che tifa per lo sviluppo delle imprese e quindi del lavoro italiano nel mondo. Chiediamo essenzialmente al nuovo governo che abbia un dialogo con noi, perché quando ci sono i dialoghi, secondo me, si riesce a dare tutti gli elementi a chi ci governa per prendere le decisioni più giuste. Influenza a settembre. Il primo virus della stagione di specie B è stato identificato a Parma da un tampone faringeo di una bambina di 6 anni, ricoverata con febbre e mal di gola nel reparto di pediatria generale d'urgenza dell'azienda ospedaliera universitaria. L'isolamento già a settembre del primo virus influenzale della stagione 2019-2020 è rilevante anche dal punto di vista epidemiologico, spiegano gli esperti dell'ospedale Parmense. Dimostra che la circolazione di virus influenzali non è strettamente limitata alla sola stagione invernale e ribadisce la necessità da parte degli specialisti di attuare controlli puntuali e applicare metodi diagnostici sofisticati in grado di permetterne il rilevamento in maniera precoce e accurata. Arriva una buona notizia sul fronte della lotta ai tumori. I nuovi casi di cancro in Italia tendono infatti a diminuire.
Nel 2019 sono state stimate 371.000 diagnosi, 196.000 uomini e 175.000 donne, mentre erano 373.000 nel 2018, ben 2.000 in meno in 12 mesi. E almeno un paziente su quattro, pari a quasi 1 milione di persone, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. E quanto emerge dal censimento ufficiale, giunto alla nona edizione, dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e dell'Associazione Italiana Registri Tumori, raccolto nel volume I numeri del cancro in Italia 2019, presentato al Ministero della Salute. Le 5 forme di tumore più frequenti in Italia sono quelle di mammella, colon retto, polmone, prostata e vescica, e sono in calo in particolare le neoplasie del colon retto, dello stomaco, del fegato, della prostata e solo negli uomini i carcinomi del polmone, che continuano invece ad aumentare fra le donne per la preoccupante diffusione dell'abitudine al fumo di sigaretta fra le italiane. In crescita anche il tumore della mammella e in entrambi i generi quello del pancreas, della tiroide e i melanomi, soprattutto al sud. L'incidenza più alta si registra in Friuli Venezia Giulia, la più bassa in Calabria. Attualmente quasi 3 milioni e mezzo di italiani vivono dopo la diagnosi di cancro, cifra in costante crescita, grazie ad armi sempre più efficaci e alla maggiore adesione ai programmi di screening. In aumento anche la sopravvivenza, il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. L'aiuto al suicidio non è punibile se si tratta di un paziente tenuto in vita artificialmente e affetto da una malattia irreversibile che gli causa sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. Così si è pronunciata la Corte Costituzionale, chiamata in causa dalla Corte di Assise di Milano in merito al caso di DJ Fabo, aiutato a morire dall'esponente radicale Marco Cappato, e dopo che il Parlamento non ha legiferato in materia entro il periodo concesso dalla stessa Consulta per farlo. Prostata questa sconosciuta. Nonostante il 40% dei sessantenni soffra di ipertrofia prostatica, solo un uomo over 50 su 4 è in grado di identificare correttamente la funzione principale della prostata. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dall'Associazione Europea di Urologia, condotto su 3.010 uomini sopra i 50 anni tra Regno Unito, Germania e Francia. Diete, prodotti per la perdita di peso, detox ed interventi di chirurgia plastica. Su Instagram la pubblicità che riguarda questi settori sarà vietata ai minori. Il social ha infatti deciso di imporre un limite di età per la visualizzazione di post spesso pubblicati dagli influencer in cui c'è un palese invito all'acquisto, il prezzo, un codice sconto. Chi ha meno di 18 anni non potrà vederli e in alcuni casi potranno anche essere cancellati se il prodotto viene spacciato come miracoloso. I PFAS interferiscono con il recettore della vitamina D, favorendo l'osteoporosi. È quanto emerge da uno studio italiano condotto in Veneto, che mette in luce l'azione dei composti perfluorati a livello scheletrico. In alcune zone di questa regione è stato infatti rilevato un importante inquinamento da PFAS nel territorio, soprattutto nelle falde acquifere delle province di Vicenza, Padova e Verona. Queste sostanze chimiche di sintesi, già sotto accusa in quanto pericolosi contaminanti ambientali, vengono utilizzate per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti. L'Agenzia Italiana del Farmaco, dopo il ritiro già annunciato di tutti i lotti di medicinali contenenti ranitidina prodotti dall'azienda indiana Saraka Laboratories a causa della presenza di un'impurità potenzialmente cancerogena, ha ora anche aggiornato l'elenco di prodotti di cui è vietato l'uso in attesa che vengano analizzati. Oltre 500 farmaci prodotti in altri siti, inclusi alcuni lotti di Zantac, Ranidil e Buscopan nella versione antiacido. Per informazioni si può contattare il numero verde 800 571 661 a farmacyline@aifa.gov.it. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adienecronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.